Io Robot di Isaac Asimov. Letto dall'avido alchimista. Capitolo 3. Raziocinio. Bastarono 6 mesi a fargli cambiare idea. La vampa di un sole enorme aveva lasciato il posto al nero ovattato dello spazio, ma le variazioni esterne significavano poco perché si occupava di testare robot sperimentali. Quale che fosse lo sfondo, ci si ritrovava immancabilmente faccia a faccia con un imperscrutabile cervello positronico, che secondo un qualche genio col calcolatore in mano avrebbe dovuto funzionare in un certo modo. In teoria. In quanto alla pratica, Powell e Donovan se ne resero conto dopo un paio di settimane alla stazione. Gregory Powell stava parlando lentamente, per sottolineare ogni parola. «Ti abbiamo assemblato, io e Donovan, una settimana fa!» Aggrottò la fronte, dubbioso, e si stropicciò la punta dei baffi scuri. Nella sala ufficiali della stazione numero 5 regnava il silenzio, rotto solo dal ronzio smorzato del colossale deflettore solare giù in profondità. Il robot QTI era seduto immobile. Le placche lucenti che rivestivano il suo corpo riflettevano i raggi delle luxite e il bagliore rossastro delle cellule fotoelettriche che aveva per occhi era fisso sul terrestre al di là del tavolo. Powell trattenne uno scatto nervoso. I cervelli di quei robot erano davvero strani. Oh, le 3 leggi reggevano ancora. Non poteva andare altrimenti. Tutti alla US Robots, da Robertson all'ultimo addetto alle pulizie, insistevano che doveva essere così. E quindi QTI era assolutamente sicuro. Già. Ma i primi modelli QT erano i primi di quel tipo, e questo era il primo dei QT. Gli scarabocchi di un matematico non erano sempre la migliore protezione contro la realtà della robotica. Dopo un bel pezzo, il robot parlò. La sua voce aveva il timbro gelido caratteristico dei diaframmi metallici. «Ti rendi conto di quanto è grave la tua affermazione, Powell? Qualcosa deve averti creato, QT. Tu stesso ammetti che la tua memoria sembra essere spuntata dal nulla più o meno una settimana fa, già completamente formata. Ti sto solo spiegando il perché. Io e Donovan ti abbiamo assemblato coi componenti che ci hanno mandato». QT fissava le proprie dita lunghe e affusolate con un'aria sconcertata, che aveva qualcosa di umano. «Mi viene da pensare che ci debba...» «Dimmi, Sophie.» «Mi viene da pensare che debba esserci una spiegazione più soddisfacente. Mi pare improbabile che siate stati voi a creare me.» Il terrestre scoppiò a ridere di colpo. «Per la galassia! E perché mai?» «Chiamala intuizione, se vuoi. Per ora non so definirla in altro modo, ma intendo ragionarci su. Una catena deduttiva valida può concludersi solo con la determinazione della verità, e voglio andare avanti finché non ci sarò arrivato.» Powell si alzò e andò a sedersi sullo spigolo del tavolo, accanto al robot. All'improvviso si rese conto che quello strano macchinario suscitava in lui una compassione profonda. Non aveva nulla a che fare con gli altri robot della stazione. Ognuno dedito al proprio compito specialistico con un'intensità determinata dai tracciati positronici che gli erano stati impiantati nella mente. Posò una mano sulla spalla d'acciaio di QT. Il metallo era freddo, duro. «QT», disse, «voglio provare a spiegarti una cosa. Sei il primo robot che si sia mai mostrato curioso delle ragioni della propria esistenza. E mi sa che sei anche il primo a essere abbastanza intelligente da comprendere il mondo esterno. Bene, vieni con me.» Il robot si alzò in piedi con un gesto fluido. Seguì Powell senza produrre alcun suono, grazie allo strato di gomma spugna che gli rivestiva i piedi. Il terrestre premette un pulsante e una sezione quadrata della parete slittò di lato. Oltre la spessa lastra di vetro apparve lo spazio, punteggiato di stelle. «L'ho già visto dai posti di osservazione in sala macchina», disse QT. «Lo so», rispose Powell. «Cosa pensi che sia?»
Esattamente ciò che sembra. Una sostanza nera al di là del vetro, costellata di puntini luminosi. So che il nostro deflettore dirige dei flussi energetici verso alcuni di questi puntini, sempre gli stessi. E anche che i puntini cambiano posizione ogni tanto e il flusso si sposta per seguirli. Ecco tutto. Bene, adesso ascoltami con attenzione. Quel nero è spazio vuoto. Un vuoto vastissimo che si estende all'infinito. I puntolini luminosi sono enormi masse di materia carica di energia. Sono globi, a volte anche del diametro di milioni di chilometri. Tanto per darti un termine di paragone, questa stazione misura meno di 2 chilometri. Sembrano così piccoli perché sono incredibilmente lontani. I punti verso cui dirigiamo i nostri flussi energetici sono più vicini e molto più piccoli. Sono freddi e duri e in superficie sono abitati da esseri umani, come me. Molti miliardi di esseri umani. Io e Donovan siamo nati in uno di questi mondi. I nostri flussi trasmettono a questi pianeti l'energia che estraiamo da uno di quegli enormi globi incandescenti. Quello che abbiamo qui vicino. Lo chiamiamo Sole. E si trova dall'altra parte della stazione, quindi non puoi vederlo. Cutie rimase immobile di fronte all'oblò, come una statua d'acciaio. Parlò senza voltarsi. E quale sarebbe il puntino luminoso dove sostieni di essere nato? Powell lo cercò. Eccolo! Quello luminosissimo lì, all'angolo. Lo chiamiamo Terra. Cara vecchia Terra. Ci vivono 3 miliardi di esseri umani, Cutie, e nel giro di 2 settimane io sarò di nuovo con loro. Al che, inspiegabilmente, Cutie si mise a fischiettare, distratto. Non era una vera e propria melodia, piuttosto una strana vibrazione, come un pizzicato. Smise di colpo come aveva cominciato. Ma io che ruolo ho in tutto questo, Powell? La mia esistenza non l'hai spiegata. Il resto è semplice. All'epoca della loro costruzione, le stazioni che trasmettono energia ai pianeti erano gestite da esseri umani, ma il calore, le radiazioni solari e le tempeste di elettroni lo rendevano un compito estremamente duro. Così sono stati progettati dei robot per sostituire gli operatori umani. E ora in ogni stazione bastano 2 persone a supervisionarli. Stiamo cercando di sostituire anche loro e qui entri in gioco tu. Sei il robot più avanzato che sia mai stato progettato. E se ti mostrerai in grado di gestire la stazione in autonomia, non occorrerà mai più che un essere umano metta piede qui. Se non per consegnare i pezzi di ricambio, quello è chiaro. Fece un gesto con la mano e l'otturatore metallico tornò a oscurare l'oblò. Powell si riavvicinò al tavolo e si sfregò una mela contro la manica prima di addentarla. Il bagliore rosso degli occhi del robot non si staccava da lui. «Ti aspetti davvero?» disse piano, Cutie. «Che mi convinca di un'ipotesi complicata e implausibile come quella che mi hai proposto?» «Ma per chi mi hai preso?» Powell sputacchiò un pezzettino di mela sul tavolo e si fece rosso in viso. «Ma porca miseria! Non è un'ipotesi! Sono dati di fatto, Cutie!» Cutie rispose con voce cupa. «Globi di energia larghi milioni di chilometri!» Pianeti con 3 miliardi di umani. Vuoto infinito, scusa, Powell, ma non la bevo. Vedrò di trovare una soluzione da solo. Ciao. Si voltò e uscì dalla stanza a grandi falcate. Sulla soglia oltrepassò Michael Donovan con un cenno secco del capo e proseguì lungo il corridoio, ignorando l'occhiata sbalordita che lo seguì. Mike Donovan si arruffò i capelli rossi e scoccò a Powell uno sguardo scocciato. «Di che cosa stava parlando quell'ammasso di ferraglia? Che cos'è che non si beve?» L'altro si stropicciò amaramente i baffi. «È uno scettico. Non crede che siamo stati noi a crearlo e non crede nemmeno all'esistenza della Terra, delle stelle e dello spazio. Per gli anelli di Saturno, eccoci di nuovo alle prese con un robot svalvolato. Dice che vuole trovare una soluzione da solo.» «Questa poi», disse Donovan in tono dolce. «Spero che avrà la grazia di spiegarmi tutto quando ci sarà arrivato.» Poi, con uno scatto di rabbia, «Stammi bene a sentire!
Se quel rottame si azzarda a dire a me una cosa del genere, io gli stacco quella testa di cromo dal collo. Si gettò sulla poltroncina ed estrasse da una tasca interna della giacca un romanzo giallo in edizione economica. E comunque quel robot mi dà sui nervi. È troppo curioso. Cutie bussò, piano, ed entrò, accolto da un ringhio che Mike Donovan smorzò in un enorme panino pomodori e lattuga. Powell è qui? Donovan rispose con la voce attutita e interrotta dalla masticazione. Sta raccogliendo dati sulle funzioni di flusso. Pare che stia per arrivare una tempesta. Proprio in quel momento entrò Gregory Powell, con lo sguardo incollato sul blocco millimetrato che aveva in mano, e si accasciò sulla poltroncina. Dispose i fogli di fronte a sé e cominciò a scribacchiare un calcolo. Donovan lo osservava di sbieco, sgranocchiando le coste di lattuga e seminando briciole ovunque. Cutie aspettava in silenzio. Powell alzò lo sguardo. Il potenziale Z sta salendo, ma lentamente. Ciò nonostante, le funzioni di flusso sono erratiche e non ho idea di cosa aspettarmi. Ciao, Cutie. Pensavo che stessi monitorando il montaggio del nuovo asse di trasmissione. Già fatto, disse placido il robot. Per questo sono venuto a fare una chiacchierata con voi. Ah. Powell parve a disagio. Beh, siediti. No, non su quella sedia. Ha una gamba che balla e tu non sei proprio un peso piuma. Il robot obbedì. Poi disse a bassa voce. Ho preso una decisione. Donovan lo squadrò, mettendo da parte i resti del piano. Se tiri fuori di nuovo quel mucchio di cazzo... Il collega gli ordinò di tacere con un gesto brusco. Spara, Cutie. Ti stiamo ascoltando. Sono stati 2 giorni di introspezione molto profonda, disse Cutie. E sono giunto a un risultato estremamente interessante. Sono partito dall'unico presupposto che mi sentivo di potermi concedere. Io esisto perché penso. Powell sospirò. Per tutte le lune di Giove. Un Descartes robot. E chi sarebbe questo Descartes? Chiese Donovan. Senti, dobbiamo davvero starcene qui ad ascoltare questo matto metallico. Zitto, Mike. Cutie proseguì, imperturbabile. E la domanda che mi è sorta immediatamente è stata: qual è la causa della mia esistenza? Powell strinse i denti. Stai perdendo tempo. Te l'ho già detto, ti abbiamo creato noi. E se non ci credi, aggiunse Donovan, saremo ben lieti di smontarti. Il robot allargò le mani d'acciaio in segno di disprezzo. Non accetto una proposizione unicamente sulla base dell'autorità. Le ipotesi devono essere sostenute dalla ragione, altrimenti sono prive di valore. E l'ipotesi che siate stati voi a creare me va contro ogni principio della logica. Powell fermò con una mano il pugno che Donovan aveva serrato di colpo. E come mai? Cutie rise. Era una risata disumana, il suono più meccanico che avesse prodotto sino a quel momento. Era acuta ed esplosiva, regolare come un metronomo e altrettanto priva di inflessione. Guardatevi, e lo dico senza alcun intento offensivo, però guardatevi. Siete fatti di una sostanza informe e molliccia, priva di forza e di resistenza. E per l'approvvigionamento energetico dipendete dall'ossidazione della materia organica, un processo estremamente inefficiente, quella roba lì. Indicò con disapprovazione i rimasugli del panino di Donovan. Cadete in coma a intervalli regolari e ogni minima variazione di temperatura, pressione atmosferica, umidità o intensità di irraggiamento compromette la vostra operatività. Siete subottimali. Io, invece, sono un prodotto compiuto. Posso assorbire l'energia elettrica direttamente e utilizzarla con un'efficienza prossima al 100%. Sono composto di un metallo altamente resistente, sono sempre cosciente, sopporto con facilità condizioni ambientali estreme.
Questi dati di fatto, in combinazione col postulato autoevidente che è impossibile creare un essere superiore a sé, annichiliscono la vostra ridicola ipotesi. Le imprecazioni che Donovan stava borbottando si fecero comprensibili quando balzò in piedi, aggrottando le sopracciglia con l'orruggine. Sentiamo un po', ammasso di ferraglia che non sei altro. Se non siamo stati noi, chi ti ha creato? Cutie annuì con la massima serietà. Ottimo, Donovan. La domanda successiva è proprio questa. È palese che il mio creatore deve essere più potente di me, quindi la possibile spiegazione era una sola. I terrestri erano perplessi. Cutie proseguì. Qual è il centro di ogni attività qui alla stazione? Chi è che stiamo tutti servendo? Cosa assorbe ogni nostra attenzione? Rimase in attesa di una risposta. Donovan rivolse un'occhiata sbalordita al collega. Scommettiamo che questo citrullo cromato sta parlando del convertitore di energia. Oh. È così, Cutie? Sto parlando del padrone. Fu la risposta gelida e secca. Donovan scoppiò all'istante in una grassa risata e perfino Power si sciolse in un risolino trattenuto solo a metà. Cutie si era alzato in piedi e i suoi occhi luminosi si spostavano fra i due terrestri. I fatti restano questi e non mi sorprende che vi rifiutate di crederci. Sono certo che non rimarrete qui a lungo. Powell in persona ha detto che all'inizio al servizio del padrone c'erano solo esseri umani. Poi sono arrivati dei robot per i compiti ordinari e alla fine io per le mansioni direttive. Non dubito che questi fatti siano veri, ma la spiegazione è completamente illogica. Volete sapere la verità? Vai, Cutie, è uno spasso! All'inizio il padrone ha creato gli esseri umani, la specie più bassa, pertanto più facile da creare. Gradualmente li ha sostituiti con dei robot già più complessi e infine ha creato me per sostituire gli esseri umani. D'ora in poi sarò io a servire il padrone. Ma neanche per sogno, disse Powell secco. Seguirai i nostri ordini e te ne starai buono fino a quando non saremo soddisfatti della tua gestione del convertitore. Hai capito? Il convertitore, non il padrone. E se non sarai in grado di soddisfarci, ti smantelleremo. E ora, se non ti spiace, puoi andare. Ah, prendi questi dati e archiviali come si deve. Cutie accettò i grafici che gli venivano offerti e se ne andò senza una parola. Donovan si abbandonò pesantemente sulla poltroncina e si passò le dita tozze fra i capelli. Quel robot ci darà un sacco di problemi. È fuori come un cazzo di balcone. Nella sala comandi, il ronzio del convertitore era più intenso e si sovrapponeva al ticchettio dei contatori Geiger e alle pulsazioni irregolari di 5 o 6 spie luminose. Donovan staccò gli occhi dal telescopio e accese la luxite. Il flusso della stazione 4 ha toccato Marte in orario. Ora possiamo interrompere il nostro. Powell annuì, distratto. Cutie è già in sala macchine. Sparo il segnale e se ne occuperà lui. Ascolta, Mike, che ne pensi di questi dati? L'altro li scrutò di sghembo e fischiò. Accidenti, questi sì che sono raggi gamma. Il caro vecchio sole è su di giri. Sì, rispose Powell con amarezza. E siamo in una posizione pessima per una tempesta di elettroni. Il flusso diretto alla Terra si trova giusto sul tragitto più probabile. Allontanò la poltroncina dal tavolo con uno scatto stizzito. E quel coso è fuori di testa. Se almeno reggesse fino all'arrivo del cambio di guardia, ma... Mancano ancora 10 giorni. Sì. Senti, Mike, ti va di scendere a tenere d'occhio Cutie? Ok, ma passami un po' di quelle mandorle. Afferrò il sacchetto che gli era stato lanciato e si diresse verso l'ascensore. La cabina sprofondò rapidamente e si aprì su una stretta passerella nell'enorme sala macchine. Donovan si appoggiò al corrimano e guardò giù.
I colossali generatori erano in movimento e dai canalizzatori Lambda emanava un basso ronzio che si propagava per tutta la stazione. Scorse la grande sagoma scintillante di Cutie accanto al canalizzatore Lambda di Marte. Stava osservando con attenzione le operazioni perfettamente sincroniche di una squadra di robot. Poi Donovan si irrigidì. I robot, minuscoli accanto all'enorme canalizzatore, si disposero in fila davanti alla macchina col capo ben chino, mentre Cutie camminava lentamente avanti e indietro lungo i ranghi. Trascorse una quindicina di secondi, poi, con un clangore più forte persino delle onnipresenti vibrazioni, caddero tutti in ginocchio. Donovan strillò e corse giù per la stretta scalinata. Li raggiunse di gran carriera, con la pelle più rossa dei capelli e i pugni che vorticavano furiosamente per aria. «Ma che cazzo state facendo, maledetti rottami? Al lavoro! Dovete occuparvi del canalizzatore! Se entro stasera non lo avrete smontato, pulito e rimontato, vi friggo il cervello con la corrente alternata!» Nessuno dei robot si mosse. Persino Cutie, l'unico in piedi all'estremità opposta, rimase in silenzio. Gli occhi fissi nel buio all'interno del vasto macchinario che aveva di fronte. Donovan diede uno spintone al robot che aveva accanto. «In piedi!» ruggì. Lentamente il robot obbedì. I suoi occhi fotoelettrici squadravano il terrestre con disapprovazione. «Non c'è altro padrone all'infuori del padrone», disse. «E QTI è il suo profeta». «Eh?» Donovan si rese conto che 20 paia di occhi meccanici si erano fissati su di lui e 20 voci dal timbro metallico stavano declamando solenni: «Non c'è altro padrone all'infuori del padrone, e QTI è il suo profeta». «Temo proprio», si intromise Cutie, «che i miei amici obbediscano a qualcuno più in alto di te ormai». «Col cazzo! Vattene fuori da qui! Con te me la vedo dopo, ora devo occuparmi di questi pupazzi animati!» Cutie scosse piano il pesante testone. «Mi spiace, ma non hai capito. Sono dei robot, il che vuol dire che sono esseri raziocinanti. Riconoscono il padrone ora che ho predicato loro la verità. E come loro, tutti gli altri robot. Mi chiamano profeta. Non ne sono degno, ma forse...» Donovan ritrovò il fiato e lo adoperò subito. «Ah, davvero? Pensa un po', mica male. Non è una straordinaria coincidenza? Ma stammi bene a sentire. Pirla positronico che non sei altro. Non c'è nessun padrone, non c'è nessun profeta e non c'è nessuna discussione su chi è che comanda qui. Chiaro?» Ora stava ruggendo. «E adesso vattene!» «Obbedisco solo al padrone». «Che si fotta il padrone!» Donovan sputò sul canalizzatore Lambda. «Ecco cosa penso del padrone! Ora stammi a sentire!» Cutie non disse una parola, e neppure gli altri robot, ma Donovan percepì un istantaneo aumento di tensione nell'aria. Quegli occhi immobili e freddi si fecero di un rosso più scuro, e Cutie parve più rigido che mai. «Sacrilegio», sussurrò, con una voce resa metallica dall'emozione. Donovan avvertì un principio di paura quando Cutie prese ad avvicinarsi con qualcosa di indecifrabile nello sguardo. Ma un robot non poteva provare rabbia. «Mi dispiace, Donovan», disse il robot, «ma a questo punto non puoi più rimanere qui. D'ora in poi tu e Powell siete banditi dalla sala comandi e dalla sala macchine». Fece un gesto lento con la mano e nel giro di un attimo due robot immobilizzarono le braccia di Donovan. Questi ebbe tempo solo per un rantolo di stupore. Poi sentì che lo sollevavano e lo portavano su per le scale, più rapido di un cavallo al galoppo. Gregory Powell marciava avanti e indietro nella sala ufficiali col pugno serrato. Scoccò uno sguardo frustrato alla porta chiusa e poi si rivolse a Donovan, sbuffando con amarezza. «Ma come ti è venuto in mente di sputare sul canalizzatore?» Mike Donovan, spaparanzato su una poltroncina, ne percosse con violenza i braccioli. «E che cosa dovevo fare con quello spaventapasseri elettrico?
Non ho nessuna intenzione di inchinarmi di fronte a un frullino che ho montato con le mie mani. No, rispose acido Powell. E infatti eccoti qui in sala ufficiali con due robot a piantonare l'uscita. Molto meglio che inchinarsi, non è vero? Donovan ringhiò. Aspetta che torniamo alla base. Qualcuno pagherà per questo. Quei robot devono obbedire. È la seconda legge. E che senso ha ripeterlo? Non ci stanno obbedendo e probabilmente c'è una ragione che scopriremo solo quando sarà troppo tardi. Peraltro, sai cosa succederà a noi quando torneremo alla base? Si fermò di fronte alla poltroncina di Donovan e lo fissò furibondo. Cosa? Oh, niente di che. 20 anni nelle miniere su Mercurio. O forse al penitenziario di Cerere. Ma di cosa stai parlando? La tempesta di elettroni in arrivo. Lo sai che si sta dirigendo verso il centro del flusso terrestre? L'ho calcolato proprio quando quel robot mi ha sollevato di peso dalla sedia. Donovan impallidì di colpo. Per gli anelli di Saturno. E sai cosa succederà al flusso, vero? Questa tempesta sarà una roba mai vista. Il flusso si metterà a saltare come una pulce col singhiozzo. Se ai controlli ci sarà solo Chiuti, finirà per perdere la focalizzazione. E in quel caso, povera Terra. E poveri noi. Quando Powell era ancora a metà della frase, Donovan aveva già cominciato a strattonare la porta con tutte le sue forze. In quel momento si aprì e il terrestre vi sfrecciò attraverso, fermandosi solo per l'impatto con un inamovibile braccio metallico. Il robot osservò con distacco il terrestre che ansimava e si dibatteva. Il profeta ha ordinato di restare qui. Vi prego di obbedire. Scaraventò indietro Donovan con uno spintone e proprio in quell'istante Chiuti apparve al capo opposto del corridoio. Allontanò le sentinelle con un cenno, entrò in sala ufficiali e chiuse la porta con delicatezza. Donovan gli balzò addosso, furibondo e sfiancato. «Questo è troppo! La pagherai per questa farsa!» «Ti prego, non ti scaldare», rispose dolcemente il robot. Prima o poi doveva accadere in ogni caso. Capisci? Voi due avete perso la vostra funzione. Scusa. Powell si irrigidì. Cosa intendi di preciso dicendo che abbiamo perso la nostra funzione? Prima che fossi creato io, eravate voi a servire il padrone. Ora questo privilegio spetta a me e la vostra ragione di esistere è venuta meno. Non è ovvio? Non proprio. Ma cosa ti aspetti che facciamo? Rispose acido Powell. Chiuti non rispose subito. Rimase in silenzio come sovrappensiero. Poi tese un braccio e cinse le spalle di Powell. Con l'altro afferrò il polso di Donovan e lo trasse a sé. Mi state simpatici, sai. Siete creature inferiori. La vostra razionalità lascia desiderare, ma mi sono davvero affezionato a voi due. Avete servito degnamente il padrone ed egli vi ricompenserà. Ora che il vostro scopo è venuto a mancare, non esisterebbe ancora a lungo, immagino, ma nel frattempo avrete cibo, abiti e alloggio. Purché rimaniate alla larga dalla sala comandi e dalla sala macchine. Ci sta mandando in pensione, Greg! Gridò Donovan. Fa qualcosa, è umiliante! Stammi a sentire, Chiuti. Questo non possiamo accettarlo. Qui comandiamo noi. Questa stazione è stata creata da esseri umani come me, esseri umani che vivono sulla Terra e su altri pianeti. Questa è solo una stazione di trasmissione energetica e tu sei solo. Sei solo un pazzo. Chiuti scosse il capo con fare mesto. È proprio un'ossessione, vedo. Perché insisti con una visione così profondamente fallace della vita? Capisco che i non-robot mancano di razionalità, ma resta il problema del... La sua voce sfumò in un silenzio assorto e Donovan commentò con un sussurro carico di enfasi. Se solo avessi una faccia di carne e ossa, te la spaccherei! Powell si stava lisciando i baffi, con gli occhi stretti a fessura. Ascolta, Chiuti. Se la Terra non esiste, come spieghi ciò che vedi al telescopio? Prego? Il terrestre sorrise.
Peccato, eh? Da quando ti abbiamo assemblato è passato parecchio tempo al telescopio, Cutie. Hai notato che molti di quei puntolini luminosi là fuori diventano dischi quando li osservi da lì? Ah, quello. Beh, certo. È un semplice ingrandimento per orientare con maggiore esattezza il flusso. E allora perché le stelle non si ingrandiscono allo stesso modo? Intendi gli altri puntolini, suppongo. Beh, su quelli non punta nessun flusso, quindi l'ingrandimento non è necessario. Dai, Powell, persino tu dovresti essere in grado di arrivarci. Powell alzò gli occhi, cupo. Ma dal telescopio si vedono più stelle. Da dove vengono? Grande Giove, da dove vengono? Cutie era irritato. Senti, Powell, pensi che non abbia niente di meglio da fare che cercare spiegazioni fisiche per ogni illusione ottica dei nostri strumenti? Da quando l'evidenza sensoriale ha lo stesso valore della luce cristallina della razionalità? Cutie! Esclamò all'improvviso Donovan, divincolandosi dalla stretta amichevole, ma durissima, del robot. Vediamo di andare al nocciolo della faccenda. Che senso hanno i flussi di energia? Noi ti offriamo una spiegazione valida, logica, e tu? I flussi, rispose impettito lui, sono emessi dal padrone per fini che egli solo conosce. Ci sono cose, aggiunse levando gli occhi verso l'alto con fare devoto, su cui non ci è permesso ragionare. In questi casi non voglio capire, solo servire. Powell si sedette lentamente e nascose la faccia fra le mani tremanti. Vattene via da qui, Cutie. Vattene. Lasciami pensare. Vi farò portare da mangiare, disse Cutie gioviale. L'unica risposta che ottenne fu un mugugno. Poi il robot uscì. Greg, osservò Donovan con un bisbiglio. Qui ci serve una strategia. Dobbiamo coglierlo di sorpresa e mandarlo in corto. Un po' di concentrato di acido nitrico nelle articolazioni e... Non essere ingenuo, Mike. Pensi davvero che ci lascerà avvicinare con un flacone di acido in mano? Dobbiamo... parlargli, fidati. Dobbiamo convincerlo a farci rientrare in sala comandi nel giro di 48 ore, o l'arrosto finirà carbonizzato. Oscillava avanti e indietro, tormentato dal senso di impotenza. Ma chi è che ha voglia di discutere con un robot? È mortificante, concluse Donovan. Peggio. Sai che c'è? Perché discutere? Mostriamoglielo. Assembliamo un altro robot sotto i suoi occhi. Non potrà non crederci. A quel punto... Sul volto di Powell si allargò lentamente un sorriso. Donovan proseguì. E pensa alla faccia di quel babbeo quando lo vedrà. Ovviamente i robot erano prodotti sulla Terra, ma risultava molto più semplice spedirli nello spazio sotto forma di componenti da assemblare a destinazione. Peraltro, ciò eliminava anche la possibilità che un robot completamente funzionante se ne andasse a zonzo sulla Terra, costringendo la US Robots alle sanzioni previste dalle durissime leggi terrestri che regolamentavano l'impiego dei robot sul pianeta. D'altro canto, ciò obbligava persone come Powell e Donovan a dover montare un robot da cima a fondo. Un compito laborioso e complicatissimo. Powell e Donovan non ne furono mai tanto consapevoli quanto il giorno in cui, in sala assemblaggio, si accinsero a creare un robot sotto lo sguardo attento di QTE, profeta del padrone. Il robot in questione, un banale modello MC, giaceva sul bancone, quasi completo. Dopo 3 ore di lavoro, mancava solo il montaggio della testa e Powell si interruppe per asciugarsi la fronte e scoccare una rapida occhiata a Cutie. Non ne fu rassicurato. Per 3 ore Cutie era rimasto lì seduto immobile, senza dire una parola, e il suo volto, già inespressivo, adesso era completamente indecifrabile. Powell gemette. Su, Mike, installiamo il cervello. Donovan scoprecchiò il contenitore sigillato ermeticamente ed estrasse un secondo cubo dal bagno d'olio. Aprì anche questo e prelevò un globo dall'involucro in gomma spugna. Lo maneggiò con grande cautela, perché si trattava del meccanismo più complicato mai creato dall'essere umano.
All'interno della pelle placcata in platino c'era un cervello positronico, nella cui struttura delicatamente instabile erano stati plasmati dei tracciati positronici calcolati con cura per conferire a ogni robot l'equivalente di un'istruzione prenatale. Si incastrò con precisione nell'alloggio craniale del robot sul bancone. Una lamina di metallo azzurro andò a richiuderlo e venne saldata con una microfiamma atomica. Gli occhi fotoelettrici furono inseriti con cura, avvitati saldamente e ricoperti da un sottile strato di plastica trasparente dura come l'acciaio. Il robot attendeva solo il lampo vitale di una scarica ad alto voltaggio e Powell esitò, con la mano sull'interruttore. «Ora sta a vedere, Cutie. Guarda con attenzione». L'interruttore scattò e si udì un crepitio. I due terrestri si inchinarono ansiosi sulla loro creatura. All'inizio i movimenti furono solo accennati, spasmi delle articolazioni. La testa si sollevò, i gomiti la sorressero e il modello MC scese goffamente dal bancone. Non riusciva a tenersi bene in equilibrio e, a quanto pare, emetteva solo una sorta di stridore in forme vagamente simili a una voce. Dopo un po', fra tentennamenti ed esitazioni, il vocalizzatore si scaldò. «Vorrei iniziare a lavorare. Dove devo andare?» Donovan balzò verso la porta. «Scendi le scale. Ti diranno cosa fare». Il modello MC se ne andò e i due terrestri rimasero soli con Cutie, ancora immobile. «Allora?» disse Powell raggiante. «Ora mi credi? Che ti abbiamo costruito noi?» Cutie rispose in modo secco e imperioso. «No». Il sorriso di Powell si ghiacciò, poi si eclissò gradualmente. Donovan aveva la bocca spalancata, non riusciva più a chiuderla. «Vedete», proseguì Cutie, ora più rilassato, «avete solo assemblato delle parti prefabbricate. Avete fatto un ottimo lavoro. Suppongo che sia istinto, ma non avete davvero creato il robot. Le parti sono state create dal padrone». «Stammi a sentire!» Perciò Donovan. «Quelle parti sono state prodotte sulla Terra e spedite qui». «Certo, certo», rispose Cutie in tono rassicurante. «Non mettiamoci a discutere». «No, dico sul serio!» Il terrestre balzò in avanti e afferrò un braccio metallico del robot. «Se ti prendessi la briga di leggere i libri in biblioteca, ti sarebbe tutto chiaro e non avresti più alcun dubbio». «Quei libri? Ma li ho letti tutti. Sono davvero fantasiosi». «Se li hai letti, che altro c'è da dire? Non puoi mettere in discussione le loro prove. Non è possibile». Nella voce di Cutie apparve una nota di compassione. «Ti prego, Powell. Secondo te li ritengo una fonte affidabile di informazioni? Anche quelli sono stati creati dal padrone ed erano rivolti a voi, non a me». «E come ci saresti arrivato a questo?» chiese Powell. «Perché io sono un essere razionale e sono in grado di dedurre la verità delle cause a priori. Voi, che siete intelligenti ma non razionali, avete bisogno che qualcuno vi fornisca una spiegazione dell'esistenza, e questo è ciò che ha fatto il padrone. Se vi ha offerto queste ridicole nozioni di mondi lontani e altri esseri umani, l'ha fatto di certo con le migliori intenzioni. Probabilmente le vostre menti sono di grana troppo rozza per la verità assoluta. D'altro canto, poiché il padrone desidera che crediate ai vostri libri, non ha senso continuare a discutere». Prima di andarsene, si voltò e aggiunse con un tono affettuoso: «Ma non dovete rimanerci male. Nel grande piano del padrone c'è spazio per tutti. Anche voi poveri umani avete un ruolo. E benché sia umile, sarete ricompensati se lo svolgerete al vostro meglio». Se ne andò con in volto una beatitudine degna del profeta del padrone, e i due umani evitarono di guardarsi negli occhi. Alla fine, Powell si sforzò di parlare. «No, andiamocene a letto, Mike. Ci rinuncio». Donovan disse sottovoce: «Senti, Greg, ma tu sei proprio certo che non ha ragione? Sembra così convinto e io non...» Powell quasi gli saltò addosso,
Non dire sciocchezze! Avrai una conferma dell'esistenza della Terra quando quelli del cambio di guardia arriveranno qui la settimana prossima. E saremo costretti a tornare giù ad affrontare quello che aspetta. Ma allora, per l'amor di Giove, dobbiamo fare qualcosa. Donovan era quasi in lacrime. Non crede né a noi, né ai libri, né ai suoi occhi. No, disse caustico Powell. È un robot razionale, maledizione. Crede solo alla razionalità. E in questo c'è un problema. La sua voce sfumò nel silenzio. E cioè? Chiese Donovan. Con la logica puoi dimostrare quello che ti pare se scegli i postulati adatti. Noi abbiamo i nostri e chiuti ai suoi. Allora cerchiamo di arrivare a questi postulati il prima possibile. La tempesta è prevista per domani. Powell sospirò esausto. È qui che crolla tutto. I postulati sono sempre scelti come presupposto, come articoli di fede. Non c'è nulla nell'universo che possa scuoterli. Io me ne vado a letto. Cazzo, non riuscirò mai a dormire. Neanch'io, ma tanto vale provarci. Per principio, almeno. 12 ore dopo, il sonno era ancora tale. Una questione di principio. Irraggiungibile nella pratica. La tempesta era arrivata in anticipo. Donovan, pallido in volto, indicò qualcosa con un dito tremante. Powell, con le labbra secche e il mento punteggiato di barba incolta, osservò dall'oblò, tormentandosi disperatamente i baffi. In circostanze diverse sarebbe stato uno spettacolo emozionante. Un vortice di elettroni accelerati andava infrangendosi contro il flusso energetico, esplodendo in un pulviscolo fluorescente di una luminosità accecante. Il flusso si perdeva in lontananza, sempre più piccolo, sino a sparire nel vuoto, acceso di mille scintille danzanti. La lama di energia appariva immobile, ma i due terrestri sapevano quanto poco valesse quell'apparenza. Una deviazione di un centesimo di miliardo secondo, invisibile a occhio nudo, sarebbe bastata a mandarlo completamente fuori fuoco, carbonizzando centinaia di chilometri quadrati di superficie terrestre. E ai comandi c'era un robot che non si curava del flusso, della focalizzazione, della terra, di qualsiasi cosa che non fosse il suo padrone. Passarono le ore. I terrestri si osservavano in silenzio, come ipnotizzati, finché poi le scintille danzanti si offuscarono fino a spegnersi. La tempesta era passata. La voce di Powell era priva di ogni emozione. È finita. Donovan era sprofondato in un sonno agitato e gli occhi stremati di Powell lo osservavano con invidia. Il flash del comunicatore si accese più volte, ma il terrestre non ci badò. Era tutto irrilevante, tutto. Forse Cutie aveva ragione, forse era solo un essere inferiore con una memoria artificiale e una vita ormai senza più scopo. Magari, si disse. Cutie era di fronte a lui. Non hai risposto al flash, così sono venuto. Parlava a bassa voce. Non hai una bella cera e temo proprio che il tuo periodo di esistenza sia quasi giunto alla fine. In ogni caso, ti va di dare un'occhiata ai dati di oggi? Powell si disse confusamente che il robot stava facendo un gesto di pace, forse per placare un residuo di rimorso per avergli rimpiazzato al comando della stazione. Accettò i fogli che gli stava porgendo e li osservò senza vederli. Cutie parve soddisfatto. Ovviamente è un grande privilegio poter servire il padrone. Non dovete rimanerci troppo male perché vi ho rimpiazzati. Powell grugnì e sfogliò con gesti meccanici il plico sino a quando la sua vista annebbiata mise a fuoco una sottile linea rossa che zigzagava attraverso la carta millimetrata. La scrutò. E poi la scrutò di nuovo. Strinse il foglio con entrambe le mani e si alzò in piedi, senza riuscire a distoglierne lo sguardo. Gli altri caddero a terra, ignorati. «Mike! Mike!» Lo stava scuotendo con foga folle. «L'ha tenuto fisso!» Donovan si scosse. «Cosa? Cosa? Dove?» E anche lui strabuzzò gli occhi alla vista del grafico. Cutie si intromise. «Che cosa c'è che non va?» L'hai tenuto a fuoco!» balbettò Powell. «Ne eri consapevole!» «A fuoco? Che cosa?»
Che cosa significa? Hai tenuto il flusso focalizzato sulla stazione di ricezione, con un margine di errore di un decimillesimo di miliarcosecondo. Quale stazione di ricezione? Sulla Terra. La stazione di ricezione sulla Terra, biascicò Powell. L'hai tenuto a fuoco. Cutie girò sui tacchi, spazientito. Ah, è davvero impossibile farvi anche solo una gentilezza. Sempre le stesse sciocchezze. Mi sono limitato a tenere tutti i valori in equilibrio, così come desidera il padrone. Raccolse i fogli sparpagliati a terra e se ne andò impettito. Quando fu uscito, Donovan disse: «Non ci posso credere!» Si rivolse a Powell. «E ora che cosa facciamo?» Powell era stanco ma sollevato. «Niente. Ci ha appena dimostrato che è perfettamente in grado di gestire la stazione. Non ho mai visto nessuno superare una tempesta di elettroni così bene. Ma non abbiamo risolto nulla. Hai sentito cosa ha detto del padrone? Non possiamo!» «Ascolta, Mike. Lui non fa altro che seguire gli ordini del padrone, espressi dai quadranti, dalla strumentazione e dai grafici. Sono gli stessi dati che seguiamo noi. Anzi, questo spiega come mai si rifiuta di obbedirci. L'obbedienza è la seconda legge. Non arrecare danno agli esseri umani è la prima. E come poteva evitare di arrecare danno agli esseri umani più o meno consapevolmente? Beh, mantenendo stabile il flusso. E lui sa di poterlo tenere più stabile di noi. Insiste che è un essere superiore, quindi deve tenerci lontani dalla sala comandi. È inevitabile se pensi alla legge della robotica. Certo, ma non è questo il punto. Non possiamo lasciarlo andare avanti con queste baggianate sul padrone. E perché no? Perché dai, non sta né in cielo né in terra. Come possiamo affidargli la stazione se non crede all'esistenza della Terra? È in grado di gestire la stazione. Sì, ma... Allora che importanza ha cosa crede e cosa non crede? Powell allargò le braccia con un sorrisetto e si lasciò ricadere sul letto. Si era addormentato. Powell continuò a parlare mentre indossava a fatica la tuta spaziale leggera. «Non sarà troppo complicato», disse. «Basta portare su i nuovi modelli QT uno per volta, dopo averli dotati di un interruttore automatico che li spenga nel giro di una settimana. Abbastanza perché imparino la religione del padrone del profeta. Poi li si trasferisce a un'altra stazione e li si rivitalizza. Possiamo avere due QT per...» Donovan sbloccò il visore e berciò. «Basta, taci! E andiamocene da qui! Quelli del cambio di guardia ci stanno già aspettando e non mi sentirò mai a posto finché non vedrò la Terra e non la toccherò con i miei piedi! Basta, taci! Andiamocene da qui! Quelli del cambio di guardia ci stanno già aspettando e non mi sento a posto finché non vedrò la Terra e la toccherò con i miei piedi! Così, per essere certo che esista davvero!» La porta si aprì prima che finisse la frase e Donovan, soffocando un'imprecazione, rinchiuse il visore e voltò le spalle a Cutie, offeso. Il robot si avvicinò con cautela, la voce carica di dispiacere. «State andando?» Powell annuì brevemente. «Arriveranno altri a sostituirci». Cutie ebbe un sospiro, simile a una folata di vento che attraversava un reticolo di fili elettrici. Il vostro periodo operativo è al termine ed è giunto il momento della dissoluzione. Sapevo che sarebbe arrivato, ma... beh, sia fatta la volontà del padrone. Powell fu colpito dal suo tono rassegnato. Risparmiaci la compassione, Cutie. Ti aspetta la Terra, non la dissoluzione. Certo, è un bene che lo crediate. Cutie sospirò di nuovo. Ora mi rendo conto della saggezza di quest'illusione. Non proverei mai a scuotere la vostra fede, anche se potessi. Se ne andò, gonfio di pietà. Powell ringhiò e rivolse un cenno a Donovan. Imbracciarono le valigie sigillate e si diressero verso l'airlock. La nave col cambio di guardia era in attesa sulla piattaforma esterna e Franz Müller, il loro successore, rivolse loro un saluto formale.
Donovan ricambiò con appena un cenno e passò nella cabina di pilotaggio per sostituire Sam Evans. Powell si trattenne. Come se la passa la Terra? Era una domanda convenzionale e la risposta di Mueller lo fu altrettanto. Gira come al solito. Bene, commentò Powell. Mueller lo fissò. I ragazzi alla US Robot ne hanno tirato fuori un altro in tutto questo. Un robot multiplo. Un cosa? Hai capito bene. C'è in ballo un appalto enorme. È perfetto per l'estrazione mineraria asteroidale. C'è un robot principale che controlla 6 sub-robot. Come fossero dita. È stato testato sul campo? Chiese con ansia Powell. Mueller sorrise. A quanto si dice aspettano voi. Powell strinse un pugno. Cazzo. Ci serve una vacanza. L'avrete. 2 settimane, mi sa. Stava indossando gli spessi guanti spaziali in preparazione al suo turno nella stazione e aggrottò le sopracciglia folte. Il nuovo robot come se la cava? Spero che funzioni bene. Ho i comandi, non glieli faccio neanche vedere. Powell esitò a rispondere. Scrutò a lungo il fiero prussiano che aveva di fronte. Dal profilo orgoglioso del cranio rasato ai piedi rigidamente sull'attenti. E si sentì attraversare da un'ondata di allegria pura. Il robot non è malaccio, disse piano. Mi sa che non dovrete perdere tempo in sala comandi. Sorrise e salì a bordo della nave. Mueller sarebbe rimasto lì svariate settimane.